Bene, buonasera a tutti e proseguiamo il nostro percorso cercando di entrare più nel vivo di alcune tematiche che ormai sono ampiamente seguite dalla storiografia, la quale ovviamente ha potuto giovarsi del materiale degli archivi sovietici che sono stati aperti negli anni 90. Inoltre, a partire dagli anni 90, è stato anche possibile per visitatori curiosi come il sottoscritto recarsi in alcuni luoghi fino a quel momento assolutamente vietati. In primo luogo, in viaggi che ho avuto la fortuna di compiere per ben 2 volte, riguarda le isole Salavki. Sono le isole nell'estremo nord della Russia, Russia europea, e sede del primo lager strutturato della storia sovietica. Per cui entrare nelle isole Salavki, entrare nel labirinto delle isole Salavki, vedremo, significa avvicinarsi in tutti i sensi al cosiddetto arcipelago Gulag. Ma dobbiamo avvicinarci a questa tematica in modo graduale, in parte anche ricordando alcuni concetti che abbiamo messo a fuoco negli incontri precedenti. Ricordando ad esempio che Lenin assume il potere nel 1917, e la chiamiamo rivoluzione d'ottobre, anche se il calendario russo era all'epoca diverso dal nostro, sfasato rispetto al nostro di 13 giorni. Per cui in Russia è ancora ottobre, secondo il nostro calendario è il 7 di novembre. La rivoluzione bolscevica, la rivoluzione del partito di Lenin, in verità va contro tutti i canoni del marxismo, va contro tutte le indicazioni di Marx e le previsioni, le profezie del movimento marxista dell'epoca. E infatti quello che compì Lenin, il colpo di Stato che compì Lenin, fu severamente condannato dai principali intellettuali marxisti del tempo. Non a caso, Antonio Gramsci, che poi diventerà leader del Partito Comunista in Italia dal 21, non a caso Antonio Gramsci parlò di una rivoluzione contro il capitale, con una sorta di gioco di parole. Era ovvio che si trattava di una rivoluzione contro i capitalisti, ma anche contro il volume intitolato Il Capitale di Karl Marx. In cosa consisteva la discrepanza? Nel fatto che Marx aveva messo l'accento sul fatto che la rivoluzione proletaria avrebbe potuto raggiungere il suo scopo solo nei paesi a capitalismo avanzato, quando il capitalismo avesse raggiunto il vertice del suo sviluppo. In caso contrario, scriveva Marx, cosa c'è da socializzare? C'è da socializzare solo la miseria collettiva. E questo chiaramente sarà un disastro. Una rivoluzione precoce, lo stesso Marx la presentava come un salto nel buio, come quasi peggiore del capitalismo in una logica di progresso ascendente. Per questo, quando Lenin fece la sua rivoluzione, Kautsky e tanti altri leader del socialismo europeo, che poi furono bollati da Lenin come traditori o come dei rinnegati, questi leader del movimento marxista internazionale criticavano duramente Lenin. Lenin, oltretutto, dovette affrontare una violentissima guerra civile e durante questo periodo di guerra civile
Russia bolscevica fu seriamente in pericolo. Lenin fu seriamente sul punto di perdere il potere. Non tanto e non sempre a livello militare, ma soprattutto a livello finanziario ed economico. In quanto le fabbriche che vedete su questo sfondo del più tipico dipinto del realismo socialista di età staliniana, in quanto queste fabbriche rischiavano di non fumare più, in quanto all'inizio della guerra civile, quindi nel 18, nel 19, nel 20, le fabbriche rischiavano di svuotarsi come rischiavano di svuotarsi tutte quante le città. Questo a causa della guerra che interrompeva i trasporti ferroviari, a causa più in generale delle difficoltà di rifornimento di cereali e di altri generi di prima necessità. E quindi il nuovo governo introdusse un regime di carattere economico estremamente duro. Venne denominato comunismo di guerra. In pratica si trattava di una sistematica azione di confisca, di sequestro dei raccolti da parte dei bolscevichi. Squadre di attivisti comunisti o squadre dell'Armata Rossa si recavano nelle campagne e praticamente sequestravano tutti i raccolti, perché la priorità assoluta doveva essere data al rifornimento delle città, al rifornimento delle fabbriche, e se le fabbriche non avessero avuto il minimo indispensabile, ovviamente gli operai avrebbero smesso di produrre cannoni, fucili, uniformi, tutto ciò che serviva per vincere la guerra civile. Si può dire che nel 1920 la guerra civile ormai è conclusa, che i bianchi sono stati sconfitti. Sono stati sconfitti questi eserciti controrivoluzionari e gli eserciti, i contingenti che Inghilterra, Francia, in Siberia anche Stati Uniti e Giappone avevano inviato nel fallimentare tentativo di schiacciare la rivoluzione bolscevica. Tuttavia la guerra si è appena conclusa in Siberia o in Ucraina, che la neonata Repubblica di Polonia decise di sfruttare la debolezza della vicina Russia bolscevica e tentò di invadere la Russia, o meglio, di allargare verso est i propri confini. La zona che vedete in rosso o in rosa fu contesa ferocemente tra polacchi e russi per circa 2 anni. Nel 1920-1921 abbiamo una violentissima guerra in cui in un primo momento l'esercito polacco avanza nel cuore dell'Ucraina e della Bielorussia, ma poi l'esercito sovietico le respinge e vedete che i sovietici arrivano fino alla Vistola, alle porte di Varsavia. Dopodiché i polacchi riuscirono a compiere una vittoriosa controffensiva, tuttora chiamata nella memorialistica polacca il miracolo della Vistola. Il miracolo della Vistola è vivissimo nella memoria collettiva polacca. E vi ricordo un dettaglio apparentemente banale, solo apparentemente, perché quando si parla di simboli niente è banale. Vi ricordate che durante la Prima Guerra Mondiale la Polonia non esiste. Si impone in tutta Europa, dopo la Prima Guerra Mondiale, l'usanza di dedicare un monumento al soldato ignoto. Tuttavia, la Polonia non può
costruire un monumento al soldato ignoto che è morto per la patria, perché una parte di polacchi ha combattuto nell'esercito russo, un'altra parte nell'esercito tedesco, una terza parte nell'esercito austro-ungarico, al che la Polonia presenta questa particolarità. Il monumento al milite ignoto celebra un soldato morto durante la guerra russo-sovietica, polacco-sovietica, durante la guerra russo-polacca del 1920-21. Capite perché questo monumento, durante tutto il periodo comunista, è stato oggetto di un culto particolare da parte dei polacchi nazionalisti e di un odio particolare da parte del regime comunista, che naturalmente viveva quel monumento come un insulto. Un dettaglio, ripeto, simbolico importante: il grande palazzo, che sapete è chiamato gotico staliniano, se ne trovano diversi in quasi tutte le grandi città del blocco comunista o nelle più importanti città comuniste. Queste strutture imponenti, questi grattacieli appunto in stile staliniano, non a caso faceva ombra su questo monumento al milite ignoto della guerra russo-polacca del 2021. Alla fine il fronte si stabilizza, si troverà poi un accordo e i polacchi sostanzialmente si impadroniranno di buona parte dell'Ucraina e della Bielorussia attuali, facendo molta attenzione che questi territori contesi saranno poi ripresi, recuperati da Stalin nel 1939. Quindi siamo di fronte, colgo l'occasione per mostrarvi un altro concetto, siamo di fronte a quella striscia di territori che va dal Baltico fino al Mar Nero, che sono state chiamate le terre di sangue, nel senso che sono la zona in cui tra gli anni 20 e gli anni della guerra, gli anni 40, è stato l'epicentro della violenza estrema nel cuore dell'Europa, del secolo breve, si potrebbe anche dire. Ai fini del discorso che ci interessa e che stiamo seguendo, che in qualche modo ricostruisce le origini del totalitarismo e della sua violenza estrema, possiamo osservare che la guerra russo-polacca fu l'ultima guerra in cui la cavalleria sui grandi spazi, sulle grandi steppe, svolse un ruolo determinante. I carri armati non ci sono ancora, saranno i grandi territori percorsi dai carri armati tedeschi prima e poi sovietici in direzione opposta negli anni della Grande Guerra Patriottica, negli anni del 1941, 44, 45. L'armata cavallo celebrata dai grandi racconti di Isaac, delle protagoniste di questa guerra, ma poi possiamo ricordare subito che al momento del miracolo della Vistola e più in generale della guerra russo-polacca, Isaac Babel dedica vari capitoli, vari racconti della sua raccolta a questo tema, anche i polacchi, come i bianchi, fecero propria la leggenda, la calunnia dei protocolli dei savi anziani di Sion. Qui vedete la copertina della edizione polacca, secondo cui i veri burattinai della rivoluzione comunista sono appunto gli ebrei. E quindi l'esercito polacco si lasciò andare a numerosissimi pogrom, e vedete qui a Londra una grande manifestazione finalizzata proprio a protestare affinché, lo vedete in quel cartello là in fondo, gli ebrei innocenti, gli ebrei in Polonia non siano più colpiti, massacrati. E non a caso questa manifestazione avviene a Londra, perché il Times di Londra
alcune settimane lasciò in sospeso i suoi lettori, lasciando intendere che i protocolli fossero veri. E addirittura scriveva: siamo terrorizzati, non è che siamo sfuggiti a una pax tedesca per poi cadere in una pax giudaica. I protocolli vengono presentati come autentici, salvo poi una clamorosa rettifica e smentita da parte dello stesso Times, perché un giornalista, proprio un giornalista del Times in Turchia, scopre che questi protocolli sono falsi. Come fa a scoprirlo? Entra per sbaglio, entra per caso in possesso di un libretto francese della metà dell'Ottocento, li confronta casualmente questo libretto con i protocolli e si accorge che i protocolli sono copiati di sana pianta da questo libretto francese, da questo pamphlet francese della metà dell'Ottocento. È l'occasione che finalmente si aspettava per dimostrare la falsità dei protocolli dei savi anziani di Sion. Inutile dire invece che per Hitler sono assolutamente autentici, inutile dire che tuttora in vari paesi arabi sono venduti e spacciati per autentici, ovviamente in chiave anti-israeliana. Finalmente si può dire che nel 1921 la Russia è uscita sconfitta dalla guerra con la Polonia, ma nonostante la disfatta è riuscita a sopravvivere. Nonostante tutto è riuscita nel 1921 a far trionfare la sua rivoluzione. Questo non vuol dire che nel 1921 i problemi della Russia comunista siano finiti, tutt'altro. In quanto proprio nel 1921, tra febbraio e marzo, incontriamo un primo gravissimo, importante episodio che mise seriamente in pericolo, se non il regime bolscevico, la sua credibilità. Si tratta dell'episodio che ebbe come protagonista, che ebbe come centro l'isola di Kronstadt. Kronstadt è un'isola al largo di San Pietroburgo, dista alcuni chilometri da San Pietroburgo ed essendo un'isola protegge praticamente l'ingresso di qualsiasi nave nella città. Proprio per questo motivo l'isola di Kronstadt fu precocemente, già nel Settecento, poi via via, rafforzata nell'Ottocento, divenne la base più importante della flotta russa, della cosiddetta flotta del Baltico. Nel 1917 i marinai della flotta del Baltico furono in prima linea nel sostenere la rivoluzione bolscevica. Tuttavia, questi marinai, dopo la guerra civile, nel 1920-21, ormai esausti, erano perplessi nei confronti del regime dei soviet, in particolare della dittatura a partito unico istituita dai bolscevichi. Attenzione, concetto molto importante. Questi marinai continuano a essere di sinistra, non sono dei bianchi, non sono dei controrivoluzionari, credono la sfumatura importantissima, credono alla dittatura del proletariato e hanno difeso il proletariato che ha fatto la rivoluzione nell'ottobre-novembre del 17. Ma sono arrivati alla conclusione che la dittatura del partito bolscevico non può, non deve coincidere con la dittatura del proletariato. Noi abbiamo fatto la rivoluzione, ma per consegnare il potere ai lavoratori, per consegnare il potere ai contadini.
Tra l'altro, vi ricordo che molti di questi marinai sono in realtà di origine contadina. Praticamente la Russia non ha una tradizione di gente di mare. I marinai facevano il servizio di leva in marina, ma provenivano tutti dall'interno, dalle campagne. E questi si sentono arrivare, vedono arrivare in tantissime lettere, oppure quando vanno in licenza. Vedono le condizioni pessime delle campagne in cui vivono le loro famiglie e imparano o vedono personalmente che le campagne russe sono letteralmente spogliate di tutto dal comunismo di guerra. Ecco allora che questi contadini marinai nel marzo del 1921 decidono di ammutinarsi. Molti di loro rifiutano il movimento bolscevico e o sono già o diventano di fatto anarchici o sono bollati come anarchici da Lenin e quello che è importante è il loro programma, una rivoluzione proletaria che istituisca la libertà. La dittatura del proletariato, ma conservi un pluralismo politico per cui tutti i partiti proletari, menscevichi, anarchici, socialrivoluzionari, bolscevichi, tutti devono avere la possibilità di essere rappresentati. Quello che questi marinai chiedono, mentre tra l'altro a San Pietroburgo ci sono grandi scioperi, si condensa in uno strano slogan che oggi a noi risulta quasi incomprensibile. Viva i Soviet, abbasso i comunisti. Vedete che è uno slogan per noi incomprensibile, privo di senso, ma all'epoca aveva questo significato. Noi non siamo bianchi, noi non siamo contro la rivoluzione, anzi l'abbiamo sostenuta e continueremo a sostenerla, ma siamo contro la dittatura. Partito unico dei bolscevichi, dei comunisti. La risposta dei comunisti sarà durissima. Questi marinai, man mano che assumono posizioni sempre più dure, Lenin deciderà di spazzarli via e affiderà il compito di reprimere la rivolta a una figura che occuperà un posto molto importante nella nostra chiacchierata di oggi, il generale Tukhachevskij. Il generale Tukhachevskij riceve l'incarico di sopprimere, reprimere, schiacciare la rivolta di Kronstadt. È marzo, attenzione. Tukhachevskij decide di agire in fretta, sa che deve agire subito. Sa che deve agire immediatamente per una ragione molto semplice. Il Mar Baltico è ancora ghiacciato. Per cui finché il Mar Baltico è gelato, le truppe bolscevicche che qui vediamo in azione potranno attraversare il tratto di mare e attaccare in forze la base di Kronstadt. Qui li vediamo sul mare ghiacciato. Qualora, se quando questo Mar Baltico scongelerà, allora le navi da guerra che proteggono Kronstadt difenderanno l'isola in maniera praticamente da renderla imprendibile. La repressione di Kronstadt è anche una lotta contro il tempo. I marinai si difenderanno in modo feroce, sono circa 15.000 i marinai asserragliati a Kronstadt. Sarà una battaglia feroce, ma alla fine i marinai di Kronstadt vengono schiacciati. Tukhachevskij a quel punto è un eroe dell'Armata Rossa. Ha sconfitto un grande pericolo per il regime. Ma al capo opposto, vedete lassù, c'è Pietrogrado, San Pietroburgo. Al capo opposto, all'estremo sud della Russia, si era
nello stessi momento, poco prima e negli stessi mesi, cristallizzata, creata, formata un'altra pericolosissima ribellione. Questa volta si tratta di una ribellione contadina. Se le due morse, la rivolta contadina a sud, la rivolta dei marinai a nord, si fosse in qualche modo unita come una tanaglia, Mosca si trovava proprio al centro e quello che non erano riusciti a fare i bianchi o i polacchi, forse sarebbe riuscito in questa terza, chiamiamola così, fase di guerra. Questo momento di guerra durissimo che la Russia bolscevica deve affrontare nel 1920 e soprattutto nel 21. Appena uscita dalla guerra con la Polonia, c'è l'ultimo atto, diciamo così, della nascita brutale, feroce, violenta, molto drammatica della Russia comunista. Per quale motivo questa rivolta di Tambov, della regione che ha come capoluogo Tambov, è particolarmente pericolosa? Lo capite subito guardando la cartina. Tambov è una regione agricola che esporta grandi quantità di grano e di fatto è il granaio che riforniva la capitale. Se Tambov fosse sfuggita al controllo dei bolscevichi, Mosca era letteralmente alla fame. E c'è stato un momento, alcuni mesi, in cui sotto la guida di un certo Antonov, capo carismatico, leader carismatico dei ribelli, Tambov ha seriamente minacciato il governo di crollare, di far crollare il governo. In un primo momento questi contadini sono armati alla leggera di forconi, sembra una rivolta contadina come tante che la Russia ne ha vissute nel Settecento al tempo degli zar, ma col passare del tempo la situazione si organizza, si struttura, gli armamenti migliorano, arrivano dal fronte smobilitati dalla guerra della Polonia tantissimi soldati dell'Armata Rossa, oppure tantissimi disertori dell'Armata Rossa. E badate, sono giovani, giovani che hanno una lunga esperienza militare alle spalle. A volte hanno combattuto nella Prima Guerra Mondiale, poi hanno combattuto nella Guerra Civile, poi hanno combattuto contro la Polonia. Hanno una notevole esperienza militare. E quando hanno disertato, sono stati smobilitati, si sono portati con loro le armi. Per cui questa rivolta contadina ben presto diventa una rivolta in piena regola che il regime bolscevico fa molta fatica a schiacciare. Questi sono, attenzione, i bolscevichi che vengono mandati a reprimere la rivolta di Tambov, ma in un primo momento prendono una batosta dopo l'altra. Sono clamorosamente sconfitti perché questi ribelli con una notevole esperienza militare alle spalle fanno uso della strategia della guerriglia. Mordi, fuggi, colpiscono una stazione ferroviaria, colpiscono un treno, colpiscono un convoglio dell'Armata Rossa e poi scompaiono. E poi, come tutti i partigiani o i guerriglieri, si nascondono e si mescolano in mezzo alla popolazione civile. Di conseguenza, questi guerriglieri si comportano, attenzione, come si sono comportati i boeri durante la guerra, la prima guerra che abbiamo esaminato nel nostro primo incontro, quella in Sudafrica tra inglesi e boeri, questi coloni di remota origine olandese. Il teatro è il cuore del Sudafrica
gli inglesi, per spazzare via la guerriglia boera, avevano fatto uso dei campi di concentramento. Permettetemi però prima un'ulteriore incursione, sia a Kronstadt sia a Tambov, riemerge nelle critiche contro i comunisti, riemergono parole d'ordine antisemite, per cui il bolscevico diventa un ebreo. Attenzione, è probabile che questa sia una caricatura di Trotsky. Vedete che viene chiamato il più rosso dei rossi, ovviamente sto leggendo il francese e non il polacco. Questa è una caricatura polacca diffusa nel 1920. Bene, queste accuse antisemite riemergono a Tambov in quantità fortissima, frequentissima, riemerge il tradizionale antisemitismo delle campagne russe, del mondo ortodosso russo, come era già emerso in Polonia, in parte, visto che i marinai sono contadini, troviamo anche, sia pure non in forma ufficiale, ma in forma un po' diffusa, meno acuta che a Tambov, anche a Kronstadt. A reprimere la rivolta di Tambov, qui vediamo dei ragazzi armati a Tambov, viene mandato di nuovo Tukhacevskij. L'eroe che ha spazzato via Kronstadt riceve l'incarico ufficiale di schiacciare la rivolta. E Lenin gli dà assolutamente carta bianca totale, assoluta. L'importante è spazzare via la ribellione di Tambov. In verità va precisato che Lenin, negli stessi mesi in cui dà carta bianca a Tukhacevskij, sta anche precisando un cambio importantissimo di politica economica. Si rende conto che la repressione da sola non darà frutti. Quindi Lenin ha già introdotto o introduce proprio negli stessi mesi, la primavera del 21, la cosiddetta nuova politica economica. È un cambiamento radicale. Ne riparleremo nel prossimo incontro, quando parleremo di Stalin. Perché il primo concetto su cui dovremo mettere l'accento nel prossimo incontro sarà proprio il fatto che Stalin cancella la nuova politica economica introdotta da Lenin. In cosa consiste la novità? Rispetto a che cosa è una novità? Rispetto al comunismo di guerra. Il comunismo di guerra consisteva nel sequestro, nella confisca sistematica e in certi casi totale, al punto che certe regioni della Russia si troveranno poi nel 22 ad affrontare una drammatica carestia che provocherà milioni di morti. Qualcuno parla di 5 milioni di morti tra il 21 e il 22 per carestia. Il comunismo di guerra consisteva nel sequestro sistematico, addirittura a volte, di tutti i raccolti, far sopravvivere le città a costo di far soffrire la fame, nel senso più stretto del termine, ai contadini. La nuova politica economica introdurrà una novità assoluta. Le terre sono dello Stato, per cui bisognerà pagare una tassa in natura allo Stato. Una quota del raccolto deve essere dai contadini versato allo Stato, ma il resto del raccolto, la maggioranza del raccolto, potrà essere venduta a prezzo di mercato su un libero mercato. Lenin stesso parlerà di una ritirata nella via verso il socialismo. Si rende conto che la Russia non è assolutamente pronta per un'economia socialista avanzata. Quindi bisogna andare più con calma. Si può dire che Lenin scende a patti
contatti con la realtà economica e sociale della Russia. Quindi, in qualche modo, potremmo dire che la politica leninista nel 21 è il bastone e la carota. La carota, la concessione è la nuova politica economica, per cui molte ribellioni contadine si interrompono perché ritengono di aver raggiunto il loro scopo e il governo di Mosca è lontanissimo e quindi nell'immediato impossibilitato a fare rispettare qualunque ordine sul territorio russo, mentre nel punto più critico, cioè a Tambov, Tukhachevsky, abbiamo detto, è autorizzato a usare qualunque mezzo e lo usa. Questi mezzi saranno gli aeroplani, saranno il gas, saranno soprattutto i campi di concentramento. Non a caso vi ho ricordato 5 minuti fa la guerra anglo-boera, perché la guerra anglo-boera è la prima circostanza, il primo contesto in cui i campi di concentramento sono usati su grandissima scala, ci sono stati alcuni episodi propedeutici a Cuba nel 1896, nelle Filippine da parte degli americani nel 1898, ma l'uso vero dei campi di concentramento, quello che ha fatto il giro del mondo con un pizzico di malignità, si potrebbe dire forse perché usati nei confronti di uomini bianchi, infatti quello che accadrà agli Herero nel 1905 passerà sotto il silenzio generale, anche se per certi versi si trattò di qualcosa di molto più drammatico. Bene, la notizia di questi lager arriva in Europa e quindi c'è da parte di Tukhachevsky una consapevole imitazione di ciò che è accaduto in Sudafrica contro i boeri. La consapevolezza che una guerriglia si stronca solo tagliando il rapporto simbiotico che esiste tra partigiani e popolazione civile. Quindi, è un concetto che ho già detto a suo tempo, è un concetto che ho già anticipato nel primo incontro. C'è un rapporto di filiazione diretta tra questi campi che vedete in questa immagine o nella seguente, campi sudafricani, campi usati dagli inglesi contro i boeri, campi usati e nati in contesto coloniale. C'è un rapporto di filiazione diretta tra queste strutture, per così dire, improvvisate, e i primi campi di concentramento usati su grande scala sul territorio europeo, cioè i primi campi sovietici. Tuttavia, mettevamo anche a fuoco già nel primo incontro la differenza radicale tra questi primi campi e i campi sovietici. Prima differenza. La prima differenza che abbiamo messo a fuoco consiste nel fatto che gli inglesi utilizzano questi campi contro dei nemici esterni e lontani, mentre invece per la prima volta il governo che usa i campi di concentramento come strumenti di repressione li usa contro dei propri cittadini, perché siamo in un contesto ancora di guerra civile. In secondo luogo, dicevamo che il governo inglese può essere criticato dalla stampa britannica, non tutti gli inglesi sono d'accordo con questa misura violenta adottata in Sudafrica, ma invece in Russia ormai incontriamo quell'intreccio, quella combinazione di campo di concentramento e regime dittatoriale. Un regime dittatoriale che considera di fatto una parte dei suoi cittadini come dei nemici e
e li tratta da nemici. Allora non ci deve meravigliare con questa logica militare che caratterizza il regime sovietico, che i campi di concentramento non vengano eliminati, non siano una contingenza legata alla guerra. Al contrario, i campi di concentramento si istituzionalizzano, diventano un elemento connaturato al regime stesso. Nel 1923 tutti gli avversari politici dei bolscevichi, ormai vincitori, si tratti dei menscevichi, dei socialrivoluzionari, dei contadini catturati, dei marinai di Kronstadt che sono scampati alla violenza e sono stati catturati, nei confronti di tutti questi oppositori politici, a cui possiamo aggiungere anche vari esponenti del clero, della borghesia, della nobiltà. Per tutti questi viene organizzata una serie di campi nell'estremo nord della Russia e poi il tutto verrà centralizzato nel lager delle isole Salavki, il primo lager a destinazione speciale. Attenzione perché quando uso il termine lager uso un termine tedesco, ma è lo stesso termine che viene usato anche in Russia. In Russia viene adottato questo termine di matrice tedesca per indicare i campi di concentramento istituiti dal regime sovietico. Tutti conoscete almeno il titolo della più importante opera di Alexander Solženicyn, Arcipelago Gulag. Bene, la ragione, o una delle ragioni per cui il nostro Solženicyn ha chiamato Arcipelago il suo libro e l'insieme del sistema dei campi di concentramento sovietici, in parte deriva anche dal fatto che il primo lager nasce fisicamente su un arcipelago, sull'arcipelago delle isole Salavki, nell'estremo nord della Russia, nel Mar Bianco. Provate a cercarlo sull'Atlante, adesso è tutto semplice con Google Map. Vi assicuro invece che le prime volte che io dissi a mia moglie che andavamo alle isole Salavki, abbiamo consultato 3-4 Atlanti, non c'erano, erano troppo a nord. Si trovano infatti a 160 km dal circolo polare artico. Quindi siamo in un luogo isolato da Dio e dal mondo, lontanissimo. È un arcipelago, c'è un'isola principale chiamata l'Isola Grande e su questa isola grande ci sono circa 500 laghi. In origine, vedremo fra un minuto, qui viene costruito un monastero. Questo monastero poi i monaci lavorano e quindi collegheranno gran parte di questi laghi, per cui praticamente è possibile tramite un sistema di canali, qui ne vedete alcuni, passeare da un lago all'altro e praticamente fare il giro di tutta l'isola principale. Ci sono poi altre isole e su queste isole i monaci costruirono degli eremi. Il più importante è questo eremo del Golgota. In questa isola chiamata Isola di Anzer e in questo eremo del Golgota, nella struttura del lager verranno collocati malati di tifo, volutamente spostati lontano dall'isola principale, ma del tifo torneremo a parlare. Posso invece anticiparvi che l'isola delle lepri è un'isola assolutamente pelata, priva di alberi o di vegetazione di alto fusto, diventa l'isola in cui viene istituito un sottocampo punitivo per le donne. Se ci avviciniamo a questa
a questa struttura, a questo insieme di isole, l'osservazione principale che possiamo fare riguarda innanzitutto il monastero. Qui vedete due santi monaci. Vi ricordo che nel corso del 400, cioè del XV secolo, la Russia vive un momento di intensa spiritualità. La Chiesa ortodossa è diventata una grande potenza, la Chiesa ortodossa è legatissima al potere degli zar o dei principi di Mosca, se preferite, per cui molti monaci vorrebbero, come nel caso del monachesimo protocristiano all'indomani della svolta costantiniana, una vita più coraggiosa, una vita più dura, una vita in qualche modo più forte dal punto di vista della fede. Nel caso del monachesimo delle origini, non era più possibile mettere alla prova la propria fede con il martirio, perché ormai l'impero era diventato cristiano. Ecco che i monaci sfidano, per così dire, se stessi, andando in primo luogo nel deserto dell'Egitto, ad esempio. Qui si va alla ricerca di nuovi deserti. Deserto vuol dire assenza di presenza umana, quindi assenza di potere, di ricchezza. E nel caso della Russia, il deserto si trova nel nord, nei grandi boschi del nord, o al limite, in questo caso, nelle isole del Mar Bianco. In queste isole del Mar Bianco non è registrata una stabile presenza umana in epoca preistorica, ma forse c'è un motivo. Troviamo su quest'isola degli strani labirinti antichissimi. È possibile che sciamani o altre figure che avevano la possibilità o erano convinte di dialogare col mondo dei morti considerassero queste isole nell'estremo nord una specie di porta dell'aldilà, e che quindi in epoca pre-cristiana o antichissima le Isle of Chi siano state luoghi di riti di iniziazione o riti sciamanici di dialogo con l'aldilà. Affascinati da questa natura incantevole, paradisiaca per certi versi, anche se molto ostile all'uomo, i monaci cominciano ad arrivare alla Isle of Chi verso la fine del 400. Dopodiché avviene per le Isle of Chi qualcosa di molto simile, perdonatemi l'immagine, a ciò che accadde alle Mont Saint-Michel, un'isola in capo al mondo, alla fine del mondo, da isola e luogo estremo, diventa un complesso architettonico gigantesco e potente. Ed ecco che il monastero delle Isle of Chi diventa in qualche modo l'edificio religioso più grande di tutta la Russia in epoca zarista, un vero e proprio potere religioso, e l'abate delle Isle of Chi era rispettato tanto quanto il patriarca di Mosca. La cosa anche in questo caso non ci deve sorprendere, anche in Europa occidentale, nell'undicesimo secolo, se ci pensate, l'abate di Cluny aveva un prestigio paragonabile o addirittura per certi versi superiore in certi momenti a quello del vescovo di Roma, cioè del Papa. Bene, questo luogo diventa la sede del primo campo a destinazione speciale. Sulla costa, in una località chiamata Kem, lo riconoscete anche se è scritto in cirillico, in una località chiamata Kem, che tuttora è il punto sulla costa da cui partono i traghetti in direzione delle Salafchi, viene istituito un centro, un campo di transito. Un campo di transito che in tutto e per tutto, se volete, possiamo paragonare a Fossoli.
Cioè i campi di transito sono delle fisarmoniche, si gonfiano, le persone restano in quel luogo il tempo necessario, nel caso di Fossola, a riempire un convoglio in direzione di Auschwitz. Pensate, se volete, anche a Drancy, a Parigi, a Westerbork, il campo di transito vicino ad Amsterdam, e poi, quando si è raggiunto il numero sufficiente a riempire un treno per Auschwitz, o in questo caso a riempire una nave, ecco che il campo si svuota improvvisamente. Vedete allora che in questa slide vi ho presentato gente che esce. Pardon, che entra al campo di transito di Chem, che entra al campo di transito di Chem, e qui vediamo gente che a questo punto sale su un piroscafo e con questo piroscafo partirà poi da questo molo. Questa è una foto che ho fatto nel 2000. Questo luogo secondo me è stato distrutto perché nel 2015-20, quando sono 15, quando sono tornato, non l'ho più visto, non c'era più. E quindi questa è una foto in qualche modo importante perché è il molo storico da cui partivano ancora i piroscafi in direzione delle Salafkì. Partivano e conducevano dopo 2 o 3 ore di viaggio per mare i deportati uomini e donne alle isole, o meglio, all'Isola Grande. Questa è una delle foto che si può scattare mentre si sta arrivando al molo e in questo caso, come in tante altre circostanze, viene fatto ad esempio ad Auschwitz, dove le strutture di allora in qualche modo sono sopravvissute, si può fare un confronto con l'oggi, ecco che possiamo confrontare la baia. Il punto di approdo del piroscafo, questa fotografia del 1928, in particolare vi faccio notare questa struttura, questo grosso edificio bianco, che nel 2000 era in rovina, nel 2015 era cominciato un restauro. E l'osservazione che possiamo fare è che questo edificio era la foresteria, cioè il centro di accoglienza per i pellegrini che in quantità enorme nell'Ottocento raggiungevano le Salafkì, che adesso di nuovo stanno andando alle Salafkì perché c'è il grande revival della religione ortodossa. Dopo il crollo del comunismo e soprattutto in epoca putiniana, questo edificio foresteria del campo viene trasformato nella direzione del campo, mentre il resto del lager viene trasformato in prigione di fatto, in campo di concentramento. Il resto del monastero viene trasformato in lager. C'è già una struttura pronta, viene trasformata in lager. Questo che vediamo è una grande chiesa del complesso del Solafchi, del monastero, è la chiesa della Trinità. Qui la vedete già restaurata nel 2015, ma l'immagine che vorrei proporvi è questa del 2000 ed è la stessa chiesa, ma la cosa importante è che avendo fatto questo viaggio in 2 periodi leggermente diversi, in questa circostanza si vede meglio un fenomeno che caratterizza le Salafkì e precisamente le notti bianche, anche se non sembra, anche se vi sembrerà strano, nel 2015 ci sono andato in agosto, ormai le notti bianche erano già in qualche modo svanite. Qui invece era molto prima, era l'inizio dell'estate, qui sono le 22:30 della sera. Veniva buio praticamente alle 2 del mattino, alle 4 c'era già l'alba. Ma
Siamo nell'estremo nord, all'altezza del circolo polare artico a 160 km. Vi ricordo che cosa vuol dire l'inverno. In inverno praticamente oggi le isole si svuotano, c'è solo un collegamento aereo, il Mar Bianco gela praticamente tutto. O gelava, il cambiamento climatico si fa sentire anche qua. Il Mar Bianco gelava completamente, la temperatura scendeva a meno 20, se non di più. E qui possiamo osservare come alcuni detenuti, in particolare Florensky, ma altri, hanno lasciato le loro impressioni, le loro memorie o in lettere che sono riusciti a spedire prima di essere uccisi o in memorie dopo essere scampati alla prigionia, in cui descrivono da un lato una natura struggente, di una bellezza che toglie il fiato, è splendida, ve lo assicuro, anche in estate, ma nello stesso tempo l'angoscia e la malinconia che metteva questo vivere per mesi e mesi praticamente nella semi-oscurità o nella penombra e magari lavorare in condizioni durissime con il freddo atroce. Torneremo su questo freddo atroce nel prossimo incontro dedicato specificamente al Gulag. Ora, questa foto invece non l'ho scattata io, è una bellissima fotografia scattata da Yuri Brodsky. Yuri Brodsky, che ha anche pubblicato un bel libro, ve l'ho indicato nel dossier, Salavki, le isole del martirio. Questo Yuri Brodsky è praticamente il primo fotografo moscovita a cui fu concesso in epoca gorbaciovana di andare a visitare questo luogo e a fotografarlo. Al tempo di Gorbaciov cominciarono a filtrare in Russia e in Occidente le prime informazioni sulle isole Salavki. Tra l'altro, in età gorbacioviana, venne realizzato anche un importante documentario, Il potere di Salavki. Fra un minuto vi spiego il significato del titolo. È un bellissimo documentario che poi fu anche trasmesso dalla RAI alle 3 del mattino. Questo è indicativo per certi versi del livello di interesse che si pensava che questo documentario ottenesse in Italia. Bene, Brodsky fotografò le isole Salavki in un momento in cui i restauri erano ancora da iniziare. Dal punto di vista dei restauri va precisato che tutto questo vasto complesso, vedete che i bolscevichi avevano tirato via le cupole a cipolla, le tipiche cupole dell'architettura ortodossa, che ovviamente sono state ripristinate nel momento del restauro. Le cupole hanno un significato simbolico, oltre al fatto che spesso erano in materiali preziosi che potevano essere recuperati e riciclati, dopodiché venivano sostituiti con questo piombo che serviva da tetto rudimentale. Le cupole spesso sono dislocate in numero simbolico, non so, sette come i sacramenti, 12 come gli apostoli, in un numero simbolico, quindi tirare via le cupole vuole dire decapitare in qualche modo la simbologia religiosa che queste cupole assumevano. Per quel che riguarda i restauri, va detto subito che l'edificio è stato restituito alla Chiesa ortodossa, che sta facendo, ha compiuto un'operazione estremamente particolare. L'edificio è stato riadattato, restaurato in modo perfetto, restituito al culto, ma tutto
tutto quello che si riferisce all'hacker è stato rimosso. Per cui se uno va in questo splendido luogo, in questo splendido monastero, senza sapere che lì c'era stato un hacker, praticamente non viene informato di nulla. Fa parte di quella logica in verità putiniana che considera tutto sommato il periodo comunista come una specie di grande parentesi, o meglio, che usa il periodo comunista in chiave in termini strumentali. Del periodo comunista si ricorda la grande guerra patriottica, si ricorda la vittoria di Stalin contro i tedeschi, ma tutto il resto che potrebbe in qualche modo infangare la memoria della Russia viene completamente lasciato cadere nell'oblio. Siamo di fronte a una vera e propria rimozione di un passato ingombrante che potrebbe gettare onta, per così dire, sulla storia russa. Se poi invece andiamo a riflettere sul monastero, vediamo che questi erano gli alloggi dei monasteri, curadom dei monaci. Gli alloggi dei monaci sono trasformati in celle, in alloggi per i detenuti. È importante questa fotografia in quanto fa parte di un filmato che il potere sovietico girò alle Salavki. L'obiettivo era quello di girare un film di propaganda che in teoria avrebbe dovuto contrastare le voci malevole che si stavano diffondendo in Europa, tra l'altro si diffondevano soprattutto in ambienti di sinistra socialisti, e che criticavano duramente Lenin e la dittatura di partito. L'obiettivo era di dimostrare che i cosiddetti e famigerati campi di concentramento in realtà erano dei semplici campi di rieducazione. Questo film fu in parte girato, non venne mai montato e venne conservato negli archivi. Quando in epoca gorbaciovana si cominciò in una logica di trasparenza, Glasnost, di libertà di pensiero, di libertà di riflessione più in generale anche sulla storia sovietica, si trovò questo documentario e vennero queste immagini inserite nel documentario Il potere di Salavki che Giovi ha menzionato prima. Perché questo titolo? Perché il comandante delle isole, del Lager, quando arrivava un gruppo di nuovi detenuti che sbarcavano dal piroscafo, era frequente che sparasse a caso a uno o due di costoro e poi urlasse: guardate, non pensate che qui comandi il potere sovietico. Qui comando io, qui siamo alle Salavki, comanda il potere di Salavki. Il principale problema, oltre all'arbitrio, oltre alla violenza, è naturalmente il tifo, perché dalle immagini di prima riuscivamo a intuire che il sovraffollamento e l'igiene sono estremamente scarsi. Estremamente scarsa l'igiene, il sovraffollamento è drammatico. Di conseguenza dobbiamo tenere in conto il fatto che questo edificio che serviva per la quarantena, la grande chiesa, in realtà non è mai riuscita a impedire un'epidemia di tifo tra i detenuti, tra i deportati. Le due o tre epidemie di tifo che si sono registrate fanno strage. Fanno strage ed è veramente un disastro. E tra questi prigionieri ci sono, ripetiamolo, figure di ogni tipo, cioè
abbiamo dei membri delle Armate Bianche, moltissimi sacerdoti ortodossi, abbiamo anche però molti socialrivoluzionari, menscevichi, anarchici, marinai di Kronstadt, cioè figure che in qualche modo sono di sinistra. E invece è importante precisare che ogni lager, comprese le Salafkì, ha poi al suo interno una prigione. Una prigione in cui venivano condotti coloro che compivano delle gravi infrazioni, magari avevano tentato l'evasione, magari avevano provato a organizzare una rivolta. Bene, la prigione delle Salafkì è sull'isola principale, al centro dell'isola principale c'è un monte chiamato il Monte della Scure, è il punto più alto dell'isola, per cui viene dotato, beh, fu dotata dai monaci il campanile di un vero e proprio faro. In questo luogo le persone che avevano compiuto un'infrazione vengono portate, vengono punite, vengono torturate e spesso fucilate. Quando queste voci cominciano a diffondersi in Europa, quando si comincia a diffondere la voce che la violenza è parte integrante del sistema concentrazionario sovietico, ecco che l'organizzazione di propaganda bolscevica comunista comincia a organizzare una vera e propria azione di contropropaganda. Ecco allora che viene creato un film, dicevamo. Questo film però non verrà mai montato e sarà trovato e recuperato solo in epoca gorbacioviana. Nell'immediato, l'operazione di propaganda più efficace è quella che viene realizzata coinvolgendo la figura di Maxim Gorky. Lo vedete proprio al centro della immagine, e Gorky in un primo momento era ostile allo zar, approvò la rivoluzione, ma poi rimase stupito e sconvolto dalla violenza del regime bolscevico. Emigrò dalla Russia. Ma verso la fine degli anni venti, man mano che Stalin rafforzava il suo potere, fu richiamato e scelse di tornare in Russia perché sostanzialmente Stalin lo colmò di onori. Sapete che fu proprio a Gorky che poi Stalin offrì la possibilità di fissare i canoni della nuova arte sovietica, il cosiddetto realismo socialista. Quindi Gorky nel 28 va alle Salafkì e visita le Salafkì che sono state rimesse a nuovo, per cui tutto è stato perfettamente sistemato. È una grande commedia, una grande recita e Gorky si presta allo scopo. I detenuti lo avvertono che è tutto finto, ma Gorky torna a Mosca e scrive un articolo estremamente condiscendente di lode verso il sistema carcerario della nuova Unione Sovietica. È di fatto un esempio di prostituzione nei confronti del potere totalitario da parte di un intellettuale. Gorky lo ritroveremo più tardi, nel 1931, lo ritroveremo in occasione del canale Mar Bianco-Mar Baltico, saremo in quella circostanza di nuovo di fronte a un'ispezione di Gorky che visita questo canale e lo celebra con grandi lodi. Il canale Mar Bianco-Mar Baltico è il primo vero lager di epoca staliniana. Lo stesso Sosenskin ammette che le Salafkì sono una specie di prova generale, una specie di partenza improvvisata
in qualche modo, se vogliamo una classica metafora, siamo ancora nei primi cerchi del nostro inferno dantesco. Con Stalin scendiamo fino in fondo, incontreremo tre abissi. Il primo sarà la deportazione dei kulaki, il secondo sarà la grande carestia in Ucraina del 1932-33, infine dovremo occuparci del Gulag nella sua forma più organizzata e più strutturata. Parleremo di 2 milioni circa di detenuti, un numero esorbitante che naturalmente supera notevolmente in ampiezza quello relativamente esiguo dei 65.000 detenuti del Salafki. Parleremo soprattutto del nuovo ruolo che avranno i campi di concentramento nel sistema staliniano e precisamente nell'insieme della volontà staliniana di provvedere alla industrializzazione del sistema sovietico. Per cui nel prossimo incontro cercheremo di occuparci appunto del mondo sovietico e cercheremo di parlare di Stalin.